Oggi, a passato e presente, parleremo di Sophie Scholl e la rosa bianca. Sophie Scholl e il fratello Hans Scholl, due ragazzi che nel giugno del 42, in piena Seconda Guerra Mondiale, fondarono un movimento che si chiamava appunto la Rosa Bianca, che produsse volantini e diffuse volantini molto ostili a Hitler. Furono scoperti nel febbraio del 1943, processati con un processo lampo e farsa e poi decapitati, giustiziati. Ma la storia di quei sei volantini rese onore alla Germania nel dopoguerra. Giugno 1942. Per iniziativa di Hans e Sophie Scholl, due studenti dell'Università di Monaco, nasce il gruppo di resistenza antinazista La Rosa Bianca. Ne fanno parte altri tre studenti e un professore. 22 febbraio 1943. Hans Scholl, Sophie Scholl e Christoph Hermann Prost, dopo un processo di 3 ore e mezza, vengono decapitati presso la prigione di Stadelheim per ordine del giudice Ronald Freisler. 29 gennaio 1945. Viene decapitato Hans Leipelt. Non fa parte del nucleo originario della Rosa Bianca, ma ha diffuso i loro volantini ad Amburgo. È l'ultimo condannato a morte collegato alla Rosa Bianca. Di Sophie Scholl e della Rosa Bianca parliamo col professor Alberto Melloni e con Ludovica Valentino, Antonella Bellantuono, Nicolò Panaino. Professore, c'è un personaggio che mi ha incuriosito più degli altri nella vicenda di cui andremo a parlare, Romano Guardini. Sì. Romano Guardini è una figura che apparentemente non c'entra niente con la Rosa Bianca, non fa parte di questo gruppo di resistenza, ma è la grande voce spirituale che sta dietro la formazione di questi ragazzi nati subito dopo la Prima Guerra Mondiale e che nella sua predicazione, nel suo magistero, nella sua dottrina spirituale, il Papa Francesco doveva fare una tesi su Guardini, costituisce un grande esempio, una luce luminosa di un cristianesimo, di un cattolicesimo in particolare, che vuole dare il primato alla coscienza rispetto a qualsiasi altra cosa. Questo fa sì che dei ragazzi apparentemente molto anonimi, senza una grande storia alle spalle, né eroica né antieroica, diventino in realtà delle figure così importanti a testimonianza di una resistenza tedesca al nazismo che non era diffusa ma che certo c'era. Era come dicevano loro. Romano Guardini è solo uno fra i personaggi alle spalle di questa esperienza, ma entriamo nel primo capitolo e vediamo come matura nei giovani fratelli Scholl l'idea di opporsi al nazismo. Saremo condannati per aver detto cose che molti tedeschi sanno e pensano, molti, anche tra quelli che sono in quest'aula. 22 febbraio 1943, Monaco di Baviera. A pronunciare queste parole è una ragazza di 20 anni, Sophie Scholl. Si rivolge a Ronald Freisler, il giudice che la sta processando. Prendete i volantini! Io vi arresto! Sophie è stata arrestata dalla Gestapo 4 giorni prima insieme a suo fratello Hans e a Christoph Hermann Prost. Sulla loro testa pesa l'accusa di alto tradimento, un reato per il quale è prevista la pena di morte per decapitazione. La loro attività sovversiva è iniziata nel giugno del 1942, quando hanno dato vita a un piccolo gruppo clandestino chiamato La Rosa Bianca, con lo scopo di scrivere e diffondere alcuni volantini che incitano alla ribellione non violenta al nazismo. Appoggiate il movimento di resistenza! Hans e Sophie, i principali animatori del gruppo, appartengono a una famiglia protestante originaria di Fortenberg, una cittadina nella Germania meridionale. Il padre, Robert, è il borgomastro del paese ed è noto per le sue posizioni liberali e pacifiste.
Nel 1933, malgrado la contrarietà del padre, Hans, il secondo di cinque fratelli, entra nella Gioventù Hitleriana e Sophie nella Lega delle ragazze tedesche. Sono entrambi poco più che adolescenti e rimangono affascinati dallo spirito cameratesco che anima l'organizzazione nazista. Ma l'infatuazione dura poco. Nel 1936 Hans Schöll partecipa alla riunione annuale del partito a Norimberga. Rimane turbato dalla propaganda ossessiva e dai discorsi razzisti, tanto che decide di lasciare il nazismo e aderire al movimento giovanile Deutsche Jugend, la gioventù tedesca, un'organizzazione clandestina di ispirazione socialista. A casa Schöll circolano gli scritti del filosofo inglese Newman, convertitosi al cattolicesimo e divenuto cardinale, e del sacerdote tedesco di origine italiana Romano Guardini, a cui il regime, nel 1939, toglierà la cattedra di teologia. Hans e Sophie incontrano anche lo scrittore teologo Karl Muth, editore del mensile cattolico Auckland, e il filosofo Theodor Eckhart, due figure di primo piano nel loro processo di maturazione. Nel novembre del 1937, la militanza dei due giovani viene scoperta dalla Gestapo e sono trattenuti in carcere per alcuni giorni. Il consenso verso la politica di Hitler è altissimo, ma non mancano le voci contrarie, soprattutto in ambito cristiano. Il 14 marzo 1937, Papa Pio XI promulga l'enciclica Mit Brennender Sorge. Il testo, eccezionalmente scritto in tedesco per poter essere più facilmente compreso dalla popolazione, viene letto in tutte le chiese cattoliche di Germania. È un attacco frontale alle dottrine neopagane del nazismo. Ai lavori preparatori dell'enciclica ha partecipato anche il vescovo di Münster, Clemens August von Galen, uno dei più fieri oppositori del nazismo. Nell'estate del 1941, negli stessi giorni nei quali la Germania dà il via all'operazione Barbarossa invadendo l'Unione Sovietica, il vescovo von Galen pronuncia tre omelie contro il famigerato programma Aktion T4, che prevede l'eutanasia forzata delle persone affette da malformazioni, malattie genetiche e disturbi mentali. Le omelie giungono anche a casa Schöll. La prima reazione di Hans è quella di riprodurle e diffonderle. Poi si fa strada un'altra idea. Insieme ad alcuni compagni dell'Università di Monaco, frequentata da Hans e Sophie, i due giovani decidono di scrivere e diffondere un volantino per invitare la popolazione tedesca a ribellarsi alla dittatura nazista. Nasce il gruppo della Rosa Bianca, composto inizialmente da cinque studenti universitari antinazisti: Hans e Sophie Schöll, Alexander Smorel, Christoph Prost e Willy Graf, tutti poco più che ventenni. Dopo pochi mesi si unisce a loro il professor Kurt Huber. In quello stesso 1942 il padre Robert Schöll è condannato a 4 mesi di prigione per aver definito Hitler un flagello di Dio. Un gruppo di ragazzi dunque sfida il nazismo con dei volantini, ma vediamo uno per uno i personaggi che sono nel loro universo di riferimento. Abbiamo detto, Ludovica Valentino, che ci sono le omelie del vescovo von Galen. Sì, sicuramente queste omelie vengono diffuse clandestinamente in tutta Germania da fedeli cattolici, luterani ed ebrei. Nel filmato abbiamo sentito un fiero oppositore, addirittura il Times nel 1943 definì il vescovo l'oppositore più ostinato del programma nazionalsocialista anticristiano. Questo vescovo, che denuncia questa volontà di mettere fine alle cosiddette vite improduttive, quindi queste vite ormai scartate, ritenute indegne perché non più corrispondenti ad un criterio di utilità, manda un messaggio molto importante. Un messaggio che oltretutto viene mandato con forza, perché la potenza comunicativa è enorme. Addirittura alcuni
aerei alleati diffondono i volantini contenenti le parole del vescovo su Vestfalia, li fanno cadere sulla città. È chiaro che un'azione del genere, contenuti del genere, hanno un forte impatto sulla popolazione e possiamo immaginare anche per i membri della Rosa Bianca. Ecco, professore, questo per quello che riguarda von Galen, ma gli altri personaggi chi sono? Gli altri personaggi di cui ha parlato il filmato? Sono personaggi che vengono da percorsi molto, molto diversi. Abbiamo sentito di Hans e Sophie Scholl, che sono ragazzini che hanno il loro percorso nella Hitlerjugend e poi prendono le distanze dal regime e che dopo aver diffuso l'idea di von Galen si mettono in testa di poterlo fare anche con parole loro attraverso questi volantini. Alla fine sono sei in tutto, non stiamo parlando di un'enciclopedia, e che lavorano insieme ad alcune altre persone con caratteristiche interessanti, perché il gruppo non è un gruppo di soli cattolici. Fra di loro c'è un altro ragazzo, un convinto zarista, un ortodosso, che fa parte anche lui di questo gruppo. C'è un altro di questi ragazzi che è di famiglia protestante, anche lui, e un altro invece che viene dal percorso classico del cattolicesimo, dell'organizzazione del cattolicesimo più o meno mistico. E questo gruppo elabora, diciamo così, un'esperienza ecumenica, si direbbe con un linguaggio che allora era loro solo agli inizi, e con una specie di convenzione al tempo stesso ingenua ed audace. La convinzione di essere interpreti di un sentimento che non è capace di trovare la propria voce e al quale loro devono semplicemente dare fiato. E questo li porterà a mantenere questa linea di condotta non solo nel 42-43, quando vengono prodotti e diffusi i volantini, ma poi anche al momento del processo e dell'esecuzione, resistendo alle torture della Gestapo, convinti che la loro morte rappresenterà un punto di svolta. Ed è interessante che una delle tesi chiave dei volantini della Rosa Bianca è quella che riprenderà Benedetto XVI quando andrà ad Auschwitz da Papa, nella descrizione della Germania nazista come una Germania sedotta da un gruppo di pazzi indemoniati. E questo rappresenta, come dire, la grande tradizione, se si vuole anche la grande vittoria. Aveva sedotto, almeno in una fase iniziale, anche i due ragazzi, sì? Hans Scholl sua sorella. Sì. E ho notato un particolare che mi ha colpito, che prima di formare il gruppo della Rosa Bianca, come fase intermedia, aderiscono a un gruppo socialista clandestino, così lo abbiamo definito sì. Noi nel filmato. Vuol dire che una minima attività di dissidenza nella Germania nazista c'era, esisteva, ma sapevano che rischiavano la vita? Beh, questi piccoli circoli erano circoli clandestini in cui non tutto di quello che noi oggi capiamo di loro era detto, ed erano circoli nei quali si parlava male del governo, e già questo costituiva un fattore di rischio molto forte, ma anche un modo con il quale persone come loro potevano affermare una loro differenza, una differenza che poi per alcuni di loro, il caso di Jans, viene corroborata da quella che sarà l'esperienza del fronte, sul fronte sì. orientale, dalla quale riporteranno a casa le impressioni e le conoscenze del fatto. E allora entriamo nel secondo capitolo, dove vediamo l'attività non violenta del gruppo che dura meno di un anno e riusciranno, come diceva il professor Melloni, a diffondere sei volantini, solo sei volantini. Nel giugno del 1942 alcune centinaia di famiglie di Monaco ricevono per posta un volantino firmato La Rosa Bianca. Gli autori sono Hans Scholl e Alexander Schmurel. I destinatari sono stati selezionati in base al titolo di studio, nella convinzione che i più acculturati possano essere più sensibili agli argomenti esposti. Non c'è nulla di più indegno per una nazione civilizzata che lasciarsi governare senza alcuna opposizione da una cricca di responsabili dominati dai propri istinti. Certamente ogni onesto tedesco oggi si vergogna del suo governo. Tra la fine di giugno e gli inizi di luglio appaiono tre volantini. Vengono lasciati alle fermate degli autobus, nei locali pubblici e nelle cabine telefoniche.
Nei volantini si esprime il profondo disprezzo per il nazionalsocialismo, si denuncia la persecuzione degli ebrei e si propone il tema della resistenza passiva attraverso azioni di sabotaggio. Il quarto volantino è certamente quello più impregnato di misticismo religioso e che risente delle lezioni di Müntzer e di Heckart. Hitler è l'anticristo e il Reich è il regno del male. Quando Hitler pronuncia la parola pace, vuol dire guerra. E quando in modo blasfemo usa il nome dell'Altissimo, pensa alla potenza del demonio, all'angelo caduto, a Satana. La sua bocca è il fetido ingresso dell'inferno e il suo animo è corrotto nel profondo. Nel corso dell'estate 1942, nel momento di massimo sforzo bellico della Germania in Russia, Hans Scholl e Willy Graf sono chiamati a combattere sul fronte orientale. L'attività del gruppo ha una pausa fino al novembre dello stesso anno, quando i ragazzi rientrano a Monaco in licenza. Le esperienze fatte al fronte, le persecuzioni degli ebrei e la ferocia dei combattimenti rafforzano in tutti loro la convinzione di volersi opporre alla follia nazista. Il gruppo cerca di prendere contatto con altri oppositori. Hans e Alex riescono a incontrare un esponente del gruppo antinazista Orchestra Rossa. Si tratta di Falk Harnack, cugino del teologo evangelico Dietrich Bonhoeffer e di Ernest von Harnack, entrambi giustiziati nella primavera del 1945 per aver preso parte ai complotti per assassinare Hitler. Nel frattempo, il professor Huber, da poco entrato a far parte del gruppo, contribuisce alla preparazione del quinto volantino. Siamo alla metà del gennaio 1943. Nell'intestazione non compare più il nome Rosa Bianca. Il gruppo vuole così segnare anche formalmente il passaggio da una resistenza ideale, quasi romantica, ad una più politica. Nel volantino si analizza la situazione bellica e si conclude che, con l'inevitabile e imminente sconfitta a Stalingrado, la guerra è ormai perduta. Si cerca di immaginare il dopo Hitler, prefigurando una Germania federale. Hitler non può vincere la guerra, la può soltanto prolungare. Soltanto la cooperazione su larga scala dei paesi europei potrà creare le basi sulle quali poggerà la ricostruzione. La Germania del futuro dovrà essere uno Stato federale. A questo punto, soltanto un sistema federale potrà instillare nuova vita nell'indebolita Europa. Anche la distribuzione dei volantini compie un salto di qualità. Alex Schmurel porta migliaia di volantini in Austria. Sophie si reca a Ulm, Augusta e Stoccarda. Willy Graf in Renania e nella nativa Saar, dove spera di contattare i suoi ex compagni nelle organizzazioni giovanili. Sul fronte russo le cose vanno sempre peggio. La battaglia di Stalingrado si è conclusa in modo disastroso per le armate germaniche. I primi 3 giorni di febbraio sono dichiarati lutto nazionale. Il Reich è costretto ad ammettere la sconfitta. Il malcontento serpeggia tra la popolazione e la fine del nazismo sembra vicina. Un clima che alimenta le speranze del gruppo e intensifica i suoi sforzi. Scritte a caratteri cubitali compaiono sui muri di Monaco. Hans, Alex e Billy, di notte, scrivono frasi come «Nieder mit Hitler», «Abbasso Hitler» e Hitler der Massenmörder, Hitler assassino di massa. Contemporaneamente si prepara il sesto volantino. La diffusione avviene come i precedenti, ma stavolta Hans e Sophie decidono di portarne alcuni direttamente all'università. Una decisione che gli risulterà fatale. È il 18 febbraio 1943. Il bidello Jakob Schmidt, iscritto al partito nazista, li vede mentre distribuiscono i volantini. Riesce a bloccarli e a consegnarli alla Gestapo. Venite con me. Hans e Sophie vengono interrogati e torturati, ma negano il coinvolgimento di altri. Poi, la perquisizione nella loro casa permette agli investigatori di risalire ad altri nomi. Il 25 febbraio vengono arrestati Willy Graf e Alex Morel. Il 27
è la volta del professor Kurt Huber. Però anche a me colpisce l'università, nella fattispecie l'Università di Monaco, come centro propulsore. Antonella Bellantuono. Sì, effettivamente nell'Università di Monaco il 13 gennaio del 1943, per la prima e unica volta sotto il Terzo Reich, gli studenti universitari si sollevarono in protesta. Il casus belli fu scatenato dal discorso che Paul Gisle, il Gauleiter di Baviera, tenne in occasione del 470° anniversario dell'Università di Monaco. Nel suo discorso Gisler invitò gli studenti, probabilmente alludendo ai volantini, invitò gli studenti a lasciar perdere pensieri contorti e intellettualoidi ed abbracciare l'impegno bellico, mentre consigliò alle studentesse di lasciar perdere i libri e di adempiere ai loro doveri di madre omaggiando il Führer di un figlio all'anno. L'azione fu violenta, le studentesse invasero l'auditorium e vennero bloccate ed arrestate dall'SS e di tutta risposta gli studenti presero in ostaggio uno dei leader dell'associazione studentesca nazionalsocialista. La situazione si calmò solo con l'arrivo delle truppe speciali e Gisler addirittura fu costretto a convocare qualche settimana dopo un'assemblea, una nuova assemblea studentesca per chiedere scusa delle sue affermazioni. Ovviamente i membri della Rosa Bianca non parteciparono a questa assemblea perché loro boicottavano tutte le manifestazioni nazionalsocialiste, però ebbero comunque il sentore che la loro azione stesse dando i propri frutti. Professore, mi interessa dunque, degli studenti dell'Università di Monaco, sia pure con un'esperienza al fronte, già nell'autunno del 42 riescono a intuire che la guerra è persa, che Stalingrado si rivelerà un insuccesso. Beh, insomma, mi sembrano intuizioni forti, tutte azzeccate. Come hanno fatto? Beh, la percezione del valore, del significato di svolta della sconfitta tedesca in Unione Sovietica e della vittoria staliniana dava senz'altro il segno del cambio di passo della guerra, l'arrestarsi dell'espansione del Giappone, lo sforzo bellico americano continuava a crescere, gli accordi fra Stati Uniti ed Inghilterra davano il senso che l'imminenza del secondo fronte, dunque che la catastrofe fosse vicina, e i ragazzi della Rosa Bianca pensano ad una resistenza non violenta. Questa è la caratteristica del loro pensiero, anche se si vuole, come dicevi, fermato un po' misticheggiante, no? Quando all'inizio dell'anno nuovo la sconfitta di Stalingrado risulta clamorosa, vestibile e vistosa, la caduta di consenso c'è a molti livelli all'interno della società tedesca ed è questo anche che fa fare a loro quell'errore fatale di esporsi in prima persona nel distribuire i volantini all'università, in cui speravano che questo potesse dare luogo a delle azioni ancora più clamorose, esattamente, che poi invece non ci furono. La cosa un po' triste rispetto a quell'episodio che vi ho citato è quello che, quando poi loro verranno giustiziati, il bidello sarà festeggiato all'università, il bidello traditore che lì... Ma forse io ho interpretato questo episodio come il fatto che gli studenti si misero tutti una gran paura, perché furono decapitati, se non vado errato. Allora gli studenti che avevano partecipato alle manifestazioni di cui ci ha parlato Antonella Bellantuono, improvvisamente, quando capiscono che invece di qualche giorno di carcere la pena è la decapitazione, addirittura producono quella cosa imbarazzante che è il festeggiamento del bidello che li aveva denunciati. Professore, cosa sapeva Pio XII di tutta questa storia? Conosceva molto bene la Chiesa tedesca e la società tedesca. Non voleva in nessun modo che ci fosse uno sbilanciamento ufficiale da parte del cattolicesimo romano, della Santa Sede, su quello che accadeva. Vedeva quelle cose che noi oggi vediamo con un occhio e con l'altro occhio. Noi oggi vediamo von Galen come l'esponente di una grande forza di resistenza, ma questo vuol dire che gli altri non erano tanto
resistenti. La stessa cosa capiterà anche nella chiesa evangelica, perché anche fra i luterani ci sarà una piccola chiesa, la chiesa confessante, che resiste a una grande massa della chiesa protestante invece che sostiene il regime. E in questo non sono questi episodi, come dire, minori dei ragazzi. Ma nessuno di questi uomini di chiesa si appellò al Papa, sia pure per vie riservate? No. Non riguarda la storia della Rosa Bianca, anzi la memoria della Rosa Bianca diventerà pubblica grazie ai parenti dei ragazzi, grazie a Romano Guardini, e diventerà una parte di una memoria civile della storia tedesca, con anche poi questa cosa curiosa, appunto, che l'unico beatificato è stato il componente ortodosso della Rosa Bianca. Sia la Chiesa evangelica che quella cattolico-romana sono stati, rispetto ai loro martiri, diciamo così, più cauti e più prudenti, misconoscendo quello che era la forza anche spirituale della loro predicazione, cioè la convinzione che l'analisi del nazismo non doveva fermarsi alla denuncia di quelli che erano comportamenti o la statolatria o il neopaganesimo, ma che c'era qualcosa, sarà la stessa espressione che userà Bonhoeffer, del seduttore, del diavolo dell'Apocalisse, in quello che era l'azione di Adolf Hitler. E allora entriamo nel terzo capitolo, dove vedremo il processo ridicolo, farsa, e le condanne a morte. Lunedì 22 febbraio 1943. I due fratelli Schöll e Christoph Prost compaiono davanti al Tribunale del Popolo presieduto dal giudice Roland Freisler, appositamente giunto da Berlino. Freisler è un fanatico nazista che tra il 42 e il 45 arriverà a condannare a morte più di 2000 persone. Il processo dura 3 ore e mezzo. Il verdetto è di colpevolezza. La pena è di morte tramite decapitazione. Le poche ore di attesa prima dell'esecuzione, i tre le passano nel carcere di Stadelheim, lo stesso nel quale, nel 1922, Hitler era stato rinchiuso per un mese. Christoph Prost, l'unico sposato e con 3 figli, scrive un'ultima lettera alla madre. Per me non ho paura, solo per voi mi preoccupo, per mia moglie e per i bambini. Ti ringrazio, mamma, per avermi dato la vita. Se mi guardo indietro, è stata un'unica strada verso Dio. Lo stesso giorno della sentenza, i 3 ragazzi vengono giustiziati nel cortile della prigione. I miei genitori arrivarono a Monaco esattamente nel momento in cui la sentenza di morte veniva pronunciata. Mio fratello più giovane, che era proprio allora arrivato dal fronte russo, volle spingersi avanti a tutti e andare accanto a mio fratello Hans e stringergli la mano con affetto. In quel momento gli spuntarono le lacrime agli occhi e allora mio fratello Hans gli disse: «Nessuno deve piangere». Hans e Sophie furono subito dopo condotti nell'edificio dove avvenivano le esecuzioni capitali a Münchenstadelheim e i miei genitori chiesero di vederli per l'ultima volta. Fu loro concesso come per un miracolo, perché una cosa simile non era mai accaduta durante il Terzo Reich. Poi vennero portati alla ghigliottina, uno per uno. E le guardie del carcere e lo stesso esecutore ci dissero che mai avevano visto dei giovani tanto coraggiosi, specialmente la ragazza. Mio fratello fu condotto per ultimo e prima che la sua testa fosse troncata dalla lama, gridò in modo che risuonasse per tutta la prigione: «Viva la libertà!» Hans e Sophie erano convinti che il loro sacrificio avrebbe provocato una rivolta tra gli studenti dell'Università di Monaco. Invece, la sera stessa dell'esecuzione, nell'aula magna dell'università, Jakob Schmidt, il bidello che li ha denunciati, viene festeggiato da centinaia di studenti e riceve una ricompensa e una promozione. I familiari dei 3 ragazzi sono costretti a pagare le spese dell'esecuzione e vengono rinchiusi per alcuni mesi in carcere perché ritenuti corresponsabili di quanto accaduto. Robert Schöll, che negli anni 50 sarà tra i fondatori del Partito Popolare Tedesco, è condannato a ulteriori 18 mesi per aver ascoltato programmi radiofonici proibiti. Le indagini della Gestapo non si fermano.
e altri componenti della Rosa Bianca vengono arrestati con l'accusa di complicità. Il 19 aprile 1943 si apre un secondo processo a carico di 14 imputati. Il professor Huber riesce a leggere la sua autodifesa. Il testo della sua arringa verrà stampato e lanciato dai bombardieri americani sul suolo tedesco. Anche per lui, per Willy Graf e Alex Schmörl, la sentenza è di morte per decapitazione. Per altri 10 imputati vi sono condanne detentive. Malgrado le esecuzioni, i 6 volantini della Rosa Bianca continuano a circolare. Diverse persone si occupano di stamparli e diffonderli, tanto che nei mesi successivi sono celebrati altri 4 processi collegati al gruppo. L'ultimo condannato a morte riconosciuto colpevole di aver diffuso i volantini ad Amburgo è Hans Leipelt il 29 gennaio 1945. In totale sono 48 le persone rinchiuse in carcere e 7 i condannati a morte. Nel dopoguerra la famiglia Schöll rifiuterà di denunciare quanti avevano partecipato al processo, dichiarando che era il momento di ricostruire il paese e non quello di cercare vendette. Oggi in Germania ci sono quasi 200 scuole intitolate alla più giovane martire per la libertà, Sophie Schöll. Nicolò Panaino, prima il professor Melloni ci parlava di, cioè accennava come la vicenda fu raccontata nel dopoguerra. Sì, già nella Seconda Guerra Mondiale l'eco della vicenda della Rosa Bianca si era diffuso in Inghilterra grazie all'arrivo dei volantini stampati dal gruppo, per la precisione il 5° volantino che era arrivato in Inghilterra tramite la Norvegia. Nel secondo dopoguerra in Germania la storia della Rosa Bianca avrà una fortuna bibliografica davvero notevole, ma sarà soltanto dopo il 1989, quindi con la caduta del muro e con la riapertura degli archivi, che gli storici potranno attingere a una fonte di primaria importanza, i verbali degli interrogatori dei componenti del gruppo. E in quest'ultimo periodo, dall'89 in avanti, sono sorte iniziative differenti, come la pubblicazione delle lettere fra Sophie Scholl e il suo fidanzato Fritz Hartnagel, che permettono anche, se vogliamo, di addentrarci in una dimensione soggettiva, più intima, della vicenda della Rosa Bianca. E il film La Rosa Bianca, appunto, che merita una particolare attenzione perché testimonia bene la difficoltà a emanciparsi da una visione eroica e idealizzata della vicenda, in quanto assegna a Sophie Scholl una centralità che perlomeno agli inizi appunto della vicenda non sussiste. Infatti Sophie Scholl verrà assegnata alla distribuzione dei volantini soltanto dal gennaio del 1943. Professore, Nicolò Panaino diceva si dovette aspettare l'89, la caduta del muro di Berlino. Effettivamente, quando si studia la vicenda di Sophie Scholl, la cosa che più colpisce è che mentre ha un riconoscimento nella Germania occidentale, per tutto il dopoguerra nella Germania orientale è una storia un po' trascurata. Come mai? È una storia cristiana ed è una storia non violenta. E queste sono le due cose che la rendevano assai poco interessante e fruibile rispetto al racconto di un'epica della Repubblica Democratica Tedesca, ma anche più in generale di altri ambienti. Ed è un racconto nel quale, come giustamente diceva Nicolò Panaino, i protagonisti non sono delle figure di eroi senza macchie, senza paura. Di macchine hanno poche, di paura nessuna, ma sono persone che escono da un contesto straordinariamente semplice e normale, da un percorso appunto che parte da una crescita spirituale e arriva ad immaginare la possibilità per il popolo tedesco di riscattarsi da solo dal nazismo, prendendo le distanze con un'azione non violenta. Nessuna di queste cose era di per sé realistica dal punto di vista politico, ma rappresenta una testimonianza molto forte e che appunto proprio per questo non aveva tanti modi per essere usata in altre sedi. Ma lei pensa che se ci fossero state 1.000, 2.000 Sophie e Hans Scholl, la storia sarebbe andata diversamente in Germania?
Le domande col senno si risponde mai, però sì, naturalmente sì. E perché non ci furono, secondo lei? Per paura, ovviamente, di essere decapitati? E questa è una... No, non per paura, ma perché la forza e la prepotenza della presa tedesca e della presa nazista sulla nazione tedesca era così forte che appunto soltanto chi riusciva ad immaginare che ci fosse da qualche parte della più grande cultura europea del secolo XIX e XX un residuo morale che non poteva essere stato divorato dal nazismo poteva sognare un'azione di questo genere. Qualcuno sopravvisse di questa esperienza, anche qualcuno di laterale nella Germania del... Beh no, qualcuno di quelli che del primissimo gruppo nessuno, perché erano tutti assassinati, ma dei gruppi successivi, quelli che come azione di protesta riprendono quei volantini e li fanno circolare, qualcuno rimane nella storia tedesca, rimane nel Partito Democratico Cristiano Tedesco, addirittura Robert Scholl in persona, e anche se appunto questa tradizione di questo gruppetto dei ragazzi non è diventata una storia con una sua epica fondativa molto presa, soltanto pochissimi l'hanno fatto. E come mai? Come si spiega che non hanno avuto un ruolo? Insomma, l'unicità di questo episodio, mi sarei aspettato che i sopravvissuti diventassero... No, non è quello che succede. Succede questa cosa che dice qualcosa della famiglia Scholl, il fatto del loro rifiuto di cercare ritorsione sì. contro quelli che avevano portato alla condanna dei ragazzi. Dice che era un altro registro su cui si muovevano, era quello di cercare una celebrazione civile, ma quello di adempimento di un dovere di tipo morale che avevano dentro. Ma era perché era un loro modo di sentirsi tedeschi? Come lo spiega questa... È un gruppo di persone che ha dentro una convinzione che ci possono essere delle soluzioni non politiche alla più grande tragedia politica del Novecento. Questa loro testimonianza va presa così perché fa diventare l'epopea di una resistenza al nazismo che c'è stata in Germania molto, molto diffusa e molto forte, perché non ha mai avuto la capacità di arrivare al dunque. Quella è una cosa che senz'altro va ricordata, e va ricordata sia per la parte appunto di questo gruppetto con una dimensione ecumenica, sia per la parte che riguarda gli evangelici con la testimonianza di Bonhoeffer, sia con i tentativi degli attentati ad Hitler, che pensano che sia invece in maniera quella violenta, rinunciando alla non violenza, l'unico modo per liberarsi del dittatore. Una storia bellissima, credo per i nostri spettatori ancora poco conosciuta, non lo so. Però per chi volesse approfondirla, la parola a lei, i tre libri. Beh, c'è un libro di Paolo Ghezzi che racconta la storia della Rosa Bianca, che è forse un racconto molto completo, due libri che vengono invece da dentro quella storia, il libro di Inge Schöll, la sorella di Sophie, e soprattutto un libro di Romano Guardini, quello che parlavamo all'inizio, che nel 1953, a 10 anni dalla morte di questi ragazzi, li ricorda in una famosa e bellissima orazione che rappresenta la chiave di lettura di quello che nemmeno loro avrebbero saputo dire di se stessi. Ringrazio il professor Alberto Melloni, ringrazio Ludovica Valentino, Antonella Bellantuono e Niccolò Panaino, e mentre vi esorto a prendere nota di questi tre libri che ci ha suggerito il professor Melloni, passo alle conclusioni. La Rosa Bianca, la resistenza al nazismo in nome della libertà. Paolo Ghezzi, San Paolo 2006. La Rosa Bianca, Inge Schöll, Itaca 2006. La Rosa Bianca, Romano Guardini, Morcelliana 2005. Alberto Melloni ci ha parlato del giudice che condannò a morte Sophie Hans Scholl. Si chiamava Roland Freisner, era un giudice molto particolare, aveva fatto la Prima Guerra Mondiale, era stato catturato dai russi, messo in un campo di concentramento in Siberia dove era rimasto dal 1915 al 1920. Aveva imparato il russo e quando era tornato in Germania si era iscritto al Partito Comunista. Poi era passato ai nazisti, ma aveva mantenuto un pallino per la Russia e nel 1937 era andato lì ad assistere al processo Tugaceschi per imparare qualcosa. Hitler lo chiamava per questo il vecchio bolscevico, Bormann lo odiava, diceva era un pazzo invasato, Heydrich viscido guitto, però era protetto da Goebbels.
Durante il processo urlava di continuo, non si capiva niente, non si potevano ascoltare i testimoni e morì in un modo bizzarro. Il 3 febbraio del 1945, sotto un bombardamento, era andato a riprendere dei fascicoli per maniacalità e una bomba lo colpì a morte.